Dama Marowen. No! Perché sei tornato? Non hai ancora finito. Come sapevate dove trovarlo? Me l'ha mostrato. Non mi avete detto cosa volete in cambio. Solo che tu scopra di cosa sei davvero capace. Cerca un orco capo, fallo diventare comandante e tutti i suoi soldati saranno tuoi. E dove dovrei condurre il mio nuovo esercito? Portalo da me e te lo mostrerò. Marwen ha detto che vuole un esercito. Non formeremo un esercito, ma lo comanderemo. Dobbiamo trovare un capitano Uruk da soggiogare. Nei paraggi c'è uno schiavista di nome Grublik. Lo costringeremo a servirci. Sono più del previsto. Grublik. Dovremo eliminarli per isolare il capitano. Che ci costringono a costruire. Sì, sono d'accordo. Orco all'interno non l'ho mai visto. Da ragazzo mio padre mi ha detto che discendiamo dal grande re Barahir. Davvero? Allora, le tue vene scorre sangue nobile. Già, e se quello è della punta di Barahir... Perché vuoi togliere persino i sogni a un povero vecchio? Se riuscissi a superare gli occhi di nascosto, raggiungerei le colline e sarei libero. Ne dubito, le colline pullulano di grau. Sicuramente diventeresti la loro colazione. Uno schiavo pigro è uno schiavo morto! Sei debole come un tu qualcosa si è mosso! Brutto verme! Pensi ancora di torturarmi, vero? Non sai niente di tortura. Vieni qui, che ti insegno un paio di cosette. Mostrami cosa sei, Bilbo! Siamo troppi, amico! Ora siamo soli! Hai perso!
Ben fatto, è nostro. Dobbiamo... farne una guardia del corpo, se vogliamo che diventi comandante. Dal primo rombo del tuono che nasce presto la tempesta. Sentito del capitano che ha preso fuoco? Sì, eppure è riuscito a far ammazzare la schiavista. Quelli che hanno trovato i loro corpi dicono che erano troppo carbonizzati per poterli mangiare. E quelle stupide mosse che il senza morte fa quando combatte. Sembra un elfo col posteriore in fiamme. Onorate il nuovo capitano! Vattene! Io servo un altro! Devo aiutare Grublik a eliminare coloro che lo sfidano. Pupillo usa la paura come arma. Siamo i suoi alleati invisibili. Un'ombra che segue e osserva. È questo lo stile degli elfi. Credo di aver sentito qualcosa. Soffri! È perso! Uccidiamolo! Assaggia la mia lama! La prossima volta non ci sfuggirai! Il nostro capitano combatte bene. Attraverso la mia volontà, guida gli Uruk di Mordor.
È lì! Ho battuto i deboli! Unitevi a me nel trionfo! Il Tarak deve essere andato via! Chiunque si opporrà a me pagherà col sangue! Per le spade rosse! Viva il capitano! Grublik! Lottiamo per i veri Uruk! Ora che abbiamo un cacciatore, bracchiamo la preda. Il comandante ha scelto il nostro capitano. Dunque ha scelto la morte. Un vantaggio maggiore ci preparerà alla battaglia. Se fossi il senza morte, mi odierei così tanto da gettarmi sulla mia stessa spada. Dello schiavo. Questo perché è più buono quando batte ancora. Ascoltali, bestie ignobili e brutali. Sfrutteremo e controlleremo quella brutalità. I cacciatori hanno capito tutto. Sono secoli che non vedo il capo. Dove si è nascosto? Sotto una roccia, insieme agli altri vermi. È il capo peggiore che abbiamo mai avuto. I cacciatori ci stanno di nuovo facendo fare brutta figura. Sempre lì che si vantano di saper tirare una lancia. Non posso credere che abbiano fatto più morti di tutti noi messi insieme. La prossima volta faremo più vittime noi. Io non ho paura dei cani. La prossima volta che ne trovo uno, imparo a cavalciare. Fai male a non avere paura. Ne basta uno per farti a pezzi. Dove stavi correndo? Il comandante ha sempre con sé le guardie del corpo. Il senza morte è vicino. Metterebbero di più. È la vecchia guardia del corpo. Sempre per raddattarsi. Che dicono che era nuova. Ho sentito che ha fatto polpette di quella vecchia. Mi disgusta. Questo male ha ucciso chi amavo. Rivaliti, rivoltando quel male contro se stesso. La regina ha ragione. Siamo saggi a usare la crudeltà degli Uruk contro di loro. Sono stati dei ghoul che urlavano a squarciagola. Forse. Non sento odore di ghoul in giro. Sono passati troppi schiavi.
schifoso. Può uccidere quanti guerrieri gli pare. Ma ne avremo sempre altri pronti a combattere. Non ci credo che ha ucciso il marciatore. Questa volta ci prende in giro. Facciamogli una faccia. Sarà stata una capra in mezzo alla boscaglia. Siamo pronti per la mossa finale. Ho sentito, sì. Dice che gli hanno promesso un elfo come schiavo. Cosa? Le capitani neri non li ha mai visti. Purtroppo il mondo. Mi piace che con un giro di lama posso far urlare gli umani come un Trebain. E depone le uova. Hai mai provato a gettare nel fuoco uno di quei ragni? Dovresti sentire come scrivono. Mi obbedirai. Di farmi soffrire, ma a soffrire sarai tu. È un trucco vecchissimo. Non so come farlo! Prima che le taglino i fili. Cos'è stato? Devo aiutarlo in battaglia. Le nostre frecce lo aiuteranno. Sono il comandante più forte di Mordor!
Condurrò il mio esercito su un sentiero di teschi rotti! Seguimi, o la mia spada incontrerà il tuo collo! Il piano della regina ci ha dato grande forza. La forza non va dilapidata, ma impugnata. La regina ci mostrerà come. La strategia di Marwen ha dato grandi risultati. Un esercito con cui affrontare l'oscurità. Uno specchio che si specchia, pronto a incrinarsi. Dovremo tornare da Marwen. Avrà altro da dirci. Insieme saremo invincibili. L'oscuro signore è debole. Il nostro esercito può distruggerlo. Padre! Spezza il bastone! Vederti, figlia mia. Era sotto l'incantesimo di uno stregone molto potente. Talion, mi dispiace. Saruman ti ha portato qui, mio malgrado. Gli ho chiesto aiuto. Invece sono finita prigioniera del mio corpo. Cosa hai visto nelle tue visioni? Ho visto i servi di Sauron, la torre e la mano nera causano molto dolore. Se vuoi sapere dove sono, si trovano oltre il mare di Nurnen. Quanto è forte il loro esercito? Abbastanza da sconfiggerci tutti. Allora ne servirà uno anche a noi. Il male ti affligge ancora. Riposati. Farò i preparativi per la nostra partenza da Mordor. Saruman è uno degli Istari. Col potere dell'anello avrebbe potuto costruire un esercito per sfidare l'oscuro signore. Ed è questo che faremo, sebbene una guarnigione non sia un esercito. Sì. Ci servono altri comandanti per creare un vero esercito.